Roberto Grandi è sempre molto attento a come si comunica, come i politici comunicano durante la campagna elettorale, come i giornali riportano, come si affrontano queste tematiche. Adesso la campagna elettorale a Bologna, sì, forse è partita, cioè è quasi partita, no? È partita? Beh, direi che la campagna elettorale è permanente, soprattutto per un'altra ragione, perché la politica, da quando c'è il commissario, dopo due o tre dichiarazioni all'inizio, ha sospeso se stessa come soggetto, quindi non interviene di fatto sulla gestione della città. E quindi, non intervenendo su questa, e i giornali dovendo scrivere, la politica è costretta a rincorrere quello che avverrà, e quindi quello che avverrà sono le prossime elezioni, perché oramai di politico c'è soltanto questo. E su questa rincorsa ha dimenticato quello che è il contesto. La prima cosa è, senza sapere quando ci sono le elezioni, definire delle date, definire delle scadenze. Neanche le primarie, perché... Esatto, è la follia, è la follia. Mi si dice adesso che probabilmente si vota a maggio, ma voglio dire, le primarie fatte come sono fatte in Italia, fatte in un giorno, dovrebbero essere un momento in cui tu prendi l'avvio per poi subito dopo cominciare a avere la campagna. Ma se così fosse, dopo hai 2-3 mesi di anche vuoto, di più, che sono il peggio. 4. E quindi... Ecco, c'è stata un'accelerazione sui nomi, mentre invece avrebbe potuto esserci un'accelerazione sui programmi. Quindi definire quelli che sono alcuni temi su cui confrontarsi ed arrivare, proprio perché c'era il tempo per fare tutto questo. C'è tuttora il tempo per farlo. L'iniziativa degli Stati Generali, di interessante, ha la metodologia e al fatto di dire, bene, su questo tema, Stati Generali della cultura, vediamo di fare il punto, che cosa può entrare nel programma del prossimo sindaco. Se si individuano 3 o 4 temi di questo tipo, arriviamo già al momento in cui ci sarà il sindaco che ha già fatto questo lavoro preventivo, se no il rischio è che il sindaco, tra una cosa e l'altra, comincia a settembre prossimo ad avere chiaro qualche cosa. Se non c'è questo lavoro dietro, si dà 4, 5, 6 mesi per capire strategicamente Bologna cosa deve fare, mette attorno al tavolo i grandi cervelli, eccetera. E se noi partiamo dal presupposto che dall'ultimo anno e mezzo di Cofferati è tutto sospeso, quello che è successo alla fine sono 3 anni che non ci possiamo permettere. Quindi i partiti, se avessero coscienza del loro ruolo, utilizzare questo periodo per definire l'identità di questa città insieme a quello che sarà il sindaco, ma voglio dire, ci sono responsabilità dei partiti e responsabilità della società civile, e una volta che uno diventa sindaco immediatamente attua quella che è la propria identità di città. Non è possibile che un sindaco si prenda mesi per definire qual è la mia identità, deve incontrare tutti, eccetera. Va fatto adesso, anche perché se non fanno questi partiti, che cosa fanno? Non intervengono sul giorno per giorno, parlano soltanto di nome, non è possibile. Chi segue sugli organi di informazione questa lunghissima campagna elettorale, no? È anomala. Qual è? Che consiglio puoi dare tu? Da una parte, diciamo, nel bene e nel male, di viverla come una soap opera. Cioè, questa è una grande soap opera e quindi c'è una parte che è questo, la si vive in questa maniera, ci sono vari caratteri, si sovrappongono, ci sono quelli ci sono anche dei colpi di scena, cavalli di razza, poi dopo ci sono quelli che sono gli outsider e ci sono i colpi di scena. Quindi questo è il grande racconto che viene fatto come una soap opera. Quindi questo, da questo punto, voglio dire, è anche interessante e divertente. Dall'altro invece, in quanto cittadini, quindi non solo elettori, fare in modo, voglio dire, che chi ha delle responsabilità, che non sono solo i partiti politici, ma sono gli imprenditori, sono le forze sociali, si impegnino non a dire dobbiamo fare, si deve fare il programma, ognuno decida di fare delle proposte per quanto riguarda il proprio settore, per quanto riguarda i propri interessi. Mi sembra una città in cui ognuno dice che si devono fare le cose come se fossero gli altri a farle, e invece di dire bene, comincio io e lo faccio. Arriveremo a maggio con un'ipotesi di città. Se non facciamo questo, il rischio è che abbiamo un sindaco che poi dopo deve mettere in moto un meccanismo per ripensare la città.
non ce lo possiamo permettere per un'altra ragione, perché le altre città, mentre noi stiamo dormendo, stiamo facendo le nostre soap opera, vanno avanti. Cioè i media da una parte rilevano anche la carenza di un programma, hanno fatto anche alcune iniziative, che sono iniziative per tentare di, non dico arrivare al livello di inchiesta, fare un po' di dibattito, però hanno tentato su alcuni punti, di portare avanti il dibattito. Dall'altra parte non c'è stata una grande risposta, e non essendoci una grande risposta i media poi dopo fanno quello che è il loro mestiere, si trovano davanti a una soap opera già fatta che in qualche maniera ha degli elementi così di interesse dal punto di vista narrativo e la portano avanti. Ecco, quindi in questo caso direi che non è tanto colpa in primo luogo dei media, e oggi direi che i media stanno tentando anche, dopo mesi in cui si sono astenuti dal giudicare quello che avveniva in città, stanno intervenendo anche su alcuni elementi di scelte politiche che avvengono in città attraverso il commissario, e stanno stimolando su questi partiti, ma trovano che i partiti su questo di fatto non intervengono, e quindi uno fa degli articoli su alcune scelte che vengono fatte e non ci sono i commenti dei partiti, ma per una ragione, perché nessun partito oggi ha la forza, il coraggio o l'incoscienza di criticare ciò che il commissario fa.